peace. Andiamose bene. L'avevo già cominciato tanto tempo fa, poi l'avevo abbandonato. Campus d'accoglienza 1-2-1-1. Cominciamo da capo. Che cazzo devo dirti? Difficoltà. Supervivenza è un gioco da ragazzi. Supervivenza non è così facile. Schermo singolo. Sì, dai, facciamo. Ovviamente Leon, cazzo, cioè, ragazzo. Cazzo all'uomo. Ti fa cazzo all'uomo. Per stile di gioco, per divertimento, regione. Ma ne frega, ma è online. In attesa. No, inizia la partita subito. Vai, cazzo, me ne frega. Devo fare tutta la serie. Mannaggia. Allora. Talux usa 29 giugno 2013. Le armi sono una minaccia. Collaborare con il re. Colpa e anche l'incidente alla quale dobbiamo fare il mio desiderio di totale. Racconterò a loro. Potrebbe creare più problemi di quanto. Assumiamoci le nostre. Se voglio morire, tengo molto la nostra amicizia. Resti dove si trova. Signor Presidente! Sono stata io. Di che stai parlando? Cattedrale di Tolux. Spiegherò tutto lì, agente Kennedy. Come sai il mio nome? Sì? Annigan. Grazie al cielo, state bene. Come vi conoscete? Helen Harper lavora per i servizi segreti da un anno. Non sai quanto sei felice di sapere che state tutti bene. Odio le presentazioni affrettate, ma mi serve un rapporto sulla situazione. Una merda. Io ho sparato al presidente. Ma era già stato infettato quando lo abbiamo trovato. Leon ha fatto ciò che doveva. Mi ha salvato la vita. Santo cielo. Va bene, presenterò il rapporto. Voi due preoccupatevi di andarvene subito da lì. Il virus si è già diffuso a 3 miglia dal perimetro del campus e non accenna a rallentare. Dovete sbrigarvi. Dobbiamo andare alla cattedrale di Tolux. L'agente Kennedy ha una pista che può portarci al responsabile. Leon, è così? Sì, penso di avere qualcosa. Ricevuto. Vi traccerò l'accesso più sicuro. Tenete accesa la radio. Ho una pista. L'avrai se vieni con me. Vabbè, vengo con te. Tanto non ho niente di meno da fare. Andiamo, se va. Mamma mia. Se, ecco, non mi fa leggere. Adam, mi dispiace. Anche a me. Che ha di speciale quella chiesa? Hai dei peccati da confessare? È difficile spiegarlo. Se non te lo dico nella cattedrale, potresti non credermi. Ah, dobbiamo andare in chiesa per forza. Vabbè. Quando arriveremo alla cattedrale mi dirai tutto. D'accordo? Ok. Ci tengo, eh.
Anche qui. Le cose ora si mettono male. Già. No, sono bloccato, c'è come una pista invisibile, porca di quella vacca. E io sono costretto a seguire questa cazzo di pista invisibile. Non posso correre, non posso fare niente. Tutto bloccato, c'è tutto un percorso proprio invisibile. Per cui io devo... Non c'è corrente. Cioè Resident Evil Revelation ve l'ho fatto vedere, è molto più bello, assolutamente. Cioè proprio l'atmosfera proprio, è tutto più bella. Qui boh, vediamo. E allora? Cioè poi non posso correre, dai cazzo, non posso andare avanti così. Cioè voglio fare, voglio esplorare, io non voglio, però se devo camminare, cazzo, non esploro un cazzo. Vabbè, andiamo avanti dritti per la nostra strada. Se ne vedi uno, mira sempre alla testa. Capito. Mamma va. Ma che cazzo. Qui si sarebbe svolto il ricevimento. Già. Adesso sarebbero tutti qui a cena. Beh, è una festa della Madonna diventata. Qualche sopravvissuto. Lo spero. Ti prego, fammi correre. Oh, adesso posso mirare. È incredibile che stia succedendo di nuovo. Come a Raccoon City. L'incidente di Raccoon City. Sei uno dei sopravvissuti. Già. Già. Non lo dimenticherò mai. Ah, questo. Andremo alla cattedrale come dici. Se schiaccio il tasto destro. Ma se tutto questo è davvero. Mi modifica. Dirai addio alla libertà. Lo so. Ma non cazzo di. Non corre, qui mira. Questo è per il coso scappato dall'università. Che se mi sta venendo la billa, sì, questo gioco qui. Per la lentezza infinita che ha. Cos'era? È una persona, che cosa vuoi che sia? C'è solo un modo per scoprirlo. Un asino. Andiamo. Un asino volante, cosa vuoi che sia? Mamma mia, che domande idiote, scontate, che dialoghi. Chi ha lo sceneggiatore di. Si possono leggere le cose. Sul retro. Mamma mia. Va tutto bene? La nebbia. Cosa? La nebbia è sbucata dal nulla. Ma che cazzo sta lì? Liz! Aspetta! Lasciatemi! È troppo pericoloso! Liz. Mia figlia è rimasta sola! Se non facciamo qualcosa! Ok, afferrato. Ma se non ti calmi non riuscirai a salvarla. Hai capito bene? Liz. È tua figlia? Ok, cerchiamola. Leon, non abbiamo tempo. Allora lo troveremo. Io sempre fare babysitter ai bambini, eh. Liz! Liz, dove cazzo sei? Sarà scappata e sarà infognata. A trombare con qualcuno nel campus. Cioè, americani. Un po' troiette. Oh cielo, mamma mia, che paura. Hanno paura.
chi hanno paura? I topi. Ah sì, i topi hanno paura. Allerta. Se io come... Doppie? No, doppie no, non ancora. Coltellino? Si stacca dei chiumi. Yeah. Sì, no, ma ragazzi, cioè, percorsi proprio liberi, da scegliere. Ma dove cazzo ce l'ho la luce, scusate? Ah, minchia, ho detto figa, ce l'ho. Ce l'ho dentro nella... prende fuoco tutto. Sta bene, signora. Le devo sparare in testa? Le devo sparare in testa subito? La troveremo. La troveremo. Sta vicino. Sì, la troviamo. La troviamo e la ammazziamo anche. Liz, dove cazzo sei? È chiusa. Rispondimi. Sono tuo padre, Liz. Pensa un po'. Ah, davvero? Pensavo fosse sua madre. Quanto tempo c'è prima che i cadaveri si rianimino? Se non lo sai tu. Che cazzo è sta cosa? Cos'è sta roba? Boh, vabbè, qui non c'è niente. La porta si è magicamente aperta. La porta si è aperta. Oh. Stai bene? Starò bene quando troverò mia figlia. Ti stai trasformando. So che qui. È bello che lui lo sa che lui, perché se uno sta tossire sta male, cioè dire che sta diventando uno zombie, mi sparerei direttamente subito, tagliamo la testa al toro, dai. Possiamo sparare. Dobbiamo rimettere in funzione l'ascensore. Già. È chiuso, ma lavoro qui e ho le chiavi. Una volta dentro useremo la mia auto. Grazie. Troviamo Liz e andiamocene via. Già. Liz? Liz, sei tu? Liz, sei tu? Sei tu, Liz? Belli però i lampi. Exit. Dai, colletto bianco. Attenzione, c'è una porta con una macchia di sangue. Fanculo, pezzi di merda. Cazzo. Papà, dove sono la mamma e Liam? Sono già fuori. Ci aspettano a casa. Vabbè, andiamocene, dai. Tanto questi due si trasformano, quindi...
Dovremmo sparare a tutti e due. Come si esce da qui? Il parcheggio sotterraneo. L'ascensore è più avanti. Speriamo che funzioni. Ah, io ti tengo sempre sotto tiro. Se ti succede qualcosa ti sparo direttamente in testa, immediatamente. Anzi, sparo tutti e due con un colpo solo, eh. State attenti. Se no mi incazzo. Cos'è sto rumore? Mamma mia, che palle al piede. Cioè, io sono qui che devo andare a salvare il mondo, mi tocca stare dietro a questi due, porco cane. Questi due infetti, oltretutto. Leviamolo di mezzo. Leviamolo, laviamolo di mezzo. Roger. Sì, Roger Federer, dai. Sono contento che siate qui. Pensa un po'. Pensa se non c'eravamo noi. Mamma mia, che lentezza, ragazzi miei. Dai, andiamo, andiamo. Andiamo, meno male, checkpoint. Ce la faccio più se si riavviva un po' questo gioco. Siete qui tutta insanguinata. Questa si trasforma. Andrà tutto bene, Liz. Tu te la caverai. Papà! Ci siamo quasi. Liz! Sparale. Ma fatto veloce. Io cosa avevo detto? Non riesco a crederci. Io cosa avevo detto? Ci abitueremo. O noi o loro. E loro non esitano. Perché è successo? Ma se me lo devi dire tu, che cazzo te lo chiedi a fare?